Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastube Drums. Nel video di oggi, come potete vedere, non sono nel mio solito studio, ma sono da Play Music Store a Roma, questo negozio di musica. Come potete vedere, sono immerso da batterie, quindi è un sogno, diciamo, essere qua e poter provare quello che voglio. Praticamente sono entrato qua, mi sono trovato all'interno di questo paradiso di batterie e ho detto: ok, wow, posso fare quello che voglio, posso provare quello che voglio. Come potete vedere, ho già una batteria davanti montata. Oggi voglio fare un confronto tra due batterie belle potenti, due batterie che vedrete. Una la vedete già qui davanti a me, l'altra è dietro, non vi spoilerò ancora qual è, ma la vedete proprio qui dietro. Qualcuno magari avrà già capito di che batteria si tratta, quindi mando la sigla e poi partiamo subito perché il video di oggi è molto succoso. Quindi sigla e poi partiamo. Allora, praticamente quando sono entrato oggi qui da Play Music Store a Roma, mi sono subito imbattuto in due batterie che ho detto: ah, ok, allora queste assolutamente devo provarle. La cosa bella di venire in negozio qui da Play è quella di avere a disposizione un sacco di batterie, di strumentazione, batterie acustiche, batterie elettroniche, come potete vedere anche di qua, da provare e da confrontare soprattutto. Quindi sono entrato, ho visto questa Pearl MMP, che è una Pearl completamente in acero, 6 strati di acero. Ho detto: ok, allora, questa è la batteria che ho anch'io a casa, perché anch'io anni fa comprai una MMP. Ho detto: adesso l'hanno cambiata dopo tanti anni, la mia ha circa 10-12 anni, dopo tanti anni hanno fatto un bel po' di modifiche, vediamo se è sempre uguale o se ci sono differenze. Quindi ho preso questa MMP, l'ho posizionata, ho preso questo rullante qua, che è un rullante sempre di casa Pearl, che è sempre un master, quindi un rullante in acero, sempre 6 strati, un po' più sottili. Adesso vado a prendere alcuni piatti, arrivo subito. I piatti li ho già scelti e vado a prenderli e arrivo. Charleston Sound Edge 2002 di Paiste, da 15 pollici. Ride, sempre 2002 di Paiste, che vi piace un sacco, da 22 pollici, quindi Charleston e Ride belli potenti, direi. E come crash, 2 AAX. Da una parte abbiamo l'Explosion Crash da 18 e dall'altra parte abbiamo il Medium Crash da 18. Quindi tutte e due da 18, ma due piatti completamente diversi. Molto bene, quindi montato tutto, direi facciamoci subito un giro, così almeno capiamo come suona e poi ne parliamo. Ok, allora, questa batteria qua suona di brutto, ragazzi, siamo a un livello che è veramente molto 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 alto. La cosa assurda, comincio parlando dei fusti proprio, dei tom, è che rispetto alla MMP mia, diciamo, a cui sono abituato, questa è molto più asciutta, cioè ha proprio un suono, sentite tom e timpano. Questo, volendo, posso tirarlo ancora un filino su.
È pazzesco il fatto che il suono rimanga lì e questa batteria montata ha delle ambassador, quindi ha delle pelli monostrato e che di solito siamo abituati a sentire armonici, eccetera, suoni che risuonano. Invece qua fermissima, veramente molto molto interessante. E soprattutto la cosa è che tiene comunque, mantiene una dinamica, se si vuole suonare forte, a molta 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 potenza. Rullante mi piace, è un rullante di fascia media, quindi un rullante né economico né troppo costoso, però è molto sensibile, le ghost sono super sensibili. Bello versatile sicuramente, il rullante non è insieme alla batteria, i ragazzi di Play hanno deciso di esporre la batteria con questo rullante insieme, quindi accoppiato, che esiste così, esiste anche di altre colorazioni tipo Sparkle eccetera, ci sono varie colorazioni, ma devo dire molto 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 interessante e come suono devo dire ci sta molto bene insieme a questa batteria, bello secco, bello potente. Per quanto riguarda i piatti che ho scelto, ovviamente abbiamo i due Paiste 2002 che sono super potenti ragazzi, questi per il rock. Cioè sono perfetti, anche il Charleston bello pastoso, il Ride, vabbè che ve lo dico a fare. Decisamente spesso, ma se fate rock questo è il Ride, lo dico spesso ma questo è il Ride, secondo me se fate rock. Per quanto riguarda gli AX, due piatti da 18 completamente diversi, molto potenti, High Explosion questo si chiama ed è veramente molto potente, quindi anche qua due piatti che mi convincono, devo dire mi convincono, ma la cosa adesso è mettere a confronto questa batteria, quindi questa Pearl, con la batteria che forse mi avete chiesto di più di provare, ce l'ho. Qui dietro è la Mapex Saturn, quindi il prezzo è completamente diverso da questa batteria perché il prezzo è decisamente minore. Voglio provare a metterla a confronto perché la Saturn è una batteria pazzesca. Devo dire la verità, non ho mai suonato una Saturn, cioè non mi sono mai messo lì a dire com'è la Saturn, vediamo, proviamo, accordiamola, eccetera. No, è la prima volta, quindi questa è una, diciamo, vera reaction alla Saturn e voglio capire se ci sia così tanta differenza oppure no. Quindi, rimanete lì, io questa batteria la porto di là, quella batteria la porto di qua e ci vediamo direttamente sull'altra batteria. E vorrei ringraziare Lorenzo per la mano che mi sta dando a montare e smontare mille batterie. Comunque io per adesso la lascio così. Ah ragazzi, intanto vi dico anche un'altra cosa, che per registrare oggi sto utilizzando quattro microfoni, quindi non ho montato un microfono per ogni pezzo della batteria eccetera, ma sto utilizzando microfono per la cassa, microfono per il rullante e due panoramici. Ora possiamo andare a sentire questo gioiellino qua. Ed eccola qua, Mapex Saturn, completamente nera, devo dire molto 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 cattiva come batteria e soprattutto ho deciso di non metterci mano per adesso perché voglio farvi sentire come suona senza modificare suono, niente, poi l'andremo ad accordare in modo diverso dopo, però sentite qua. Cioè è una cattiveria pazzesca di batteria e quindi già di qua si capisce un po', diciamo, la caratteristica della batteria, di questa batteria. Se volete menare, ragazzi, vi dico già che questa è la batteria perfetta, quindi per il metal o in generale i generi dove c'è da
picchiare secco, ad avere dei suoni molto 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 secchi, questa sicuramente è una batteria che funziona bene. Insieme a questa batteria i ragazzi di Play hanno messo questo ondulante che non è incluso all'interno della batteria, è il Metallium di sempre di Mapex, Black Panther in ottone, 14x5, quindi rispetto a prima un po' più piccolino, ma veramente molto 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 potente e molto sensibile. Poi in realtà i Black Panther mi piacciono perché hanno questa potenza pazzesca e alla fine senza neanche troppe armoniche. Qualcuna, ma non dà fastidio. Veramente molto 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 interessante. Adesso vado a tirare un pochettino di più i tom, come avete visto questi sono tirati veramente poco, e vado a tirarli un po' di più, voglio capire se è versatile questa batteria oppure se va bene solo per rock, metal, eccetera. Tiriamo un po' di più i tom. Facilità di accordatura imbarazzante comunque. Batteria accordata, ci ho messo veramente 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 poco, ci ho messo 2 minuti in tutto a cercare la chiavetta, che ci ho già messo 1 minuto e 20 almeno, e i restanti 40 secondi per accordarla. Come potete vedere, diciamo che il modo è sempre un modo molto rock, molto cattivo, ma abbiamo la possibilità di variare la gamma sonora come vogliamo, da super bassa a un'accordatura medio bassa, diciamo, bene, poi questa non è un'accordatura acuta, ovviamente, ma rimane sempre quell'attacco molto 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 pronunciato. Quindi sicuramente una batteria completamente differente dalla Pearl. Questa non vi ho detto in che legno è, che diciamo che effettivamente potrebbe essere abbastanza importante. Questo è acero noce. Allora, voglio un attimino tirare le fila del discorso per sul confronto di queste due batterie. Sicuramente due batterie ottime, ragazzi, stiamo parlando di livelli di batteria veramente molto molto alti, ma molto diverse. La Pearl, per quanto mi riguarda, secondo me è più versatile, quindi può essere utilizzata in qualsiasi contesto, in qualsiasi genere, e devo dire molto 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 ferma, quindi poche armoniche che girano, eccetera. Quindi suono fermo, direi la batteria dei fonici, la batteria che i fonici amerebbero, perché mai un problema, nessuna mungel, qualsiasi pelle, cioè lì ha montate le pelli ambassador, quindi diciamo la batteria che non dà mai problemi. Questa Saturn qua invece è una batteria che secondo me ha più carattere, diciamo, rispetto alla Pearl, perché suona in un certo modo, quindi suona molto cattiva. Se fate metal, se fate rock pesante, anche pop volendo, pop rock, questa mena, ragazzi, non so come spiegarvi, mena forte e ha un suono veramente molto, molto caratteristico. È quel suono del, ad esempio sul tom 2, che è un suono di tom, ma c'è un attacco particolare che ha questa batteria. Quindi è quell'attacco che dici, cacchio, ha proprio, per un po' più i nerd, diciamo, ha un transiente che è proprio bello potente sull'attacco di questa, dei tomi in generale e anche della cassa. Rullante, come vi ho detto, molto interessante, super sensibile e super potente, quindi sicuramente due batterie ottime, ma due batterie diverse. Quindi vi chiederei di farmi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra batteria preferita tra le due, qual è la vostra batteria dei sogni tra le due, oppure
qual è la batteria che avete tra le due e spiegatemi un po', se avete una di queste due batterie, spiegatemi cosa ne pensate, i vostri pro e i vostri contro, anche in base a quello che avete sentito oggi in questo confronto. Con questo, ragazzi, io vi saluto qua, voglio ringraziare tantissimo Play Music Store di Roma per avermi ospitato in questo posto magnifico immerso tra le batterie, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!